Ciao ragazzi, ciao ciao a tutti, io sono Mauro. Faccio lo spray painter e ho iniziato questa arte, a coltivare questa arte all'inizio degli anni 90, quando mi trovavo a Parigi. Questa è una tecnica inventata in Messico, artista di nome Fernández Rubén Sadó, che inventò questa tecnica con le bombolette all'inizio degli anni 80. Che questo personaggio ebbe molti seguitori. Naturalmente lui faceva questo lavoro nelle strade messicane, nella zona rosa di Città del Messico, e attraeva molte persone, insomma, intorno a lui, seguitori che volevano imparare, curiosi che vedevano cosa succedeva facendo questi paint con le bombolette, così. E io mi ricordo che anche io, quando iniziai all'inizio degli anni 90, eravamo pochissimi in tutta Europa a praticare questa arte, e in qualsiasi posto dove ci esibivamo, la gente rimaneva praticamente stupefatta, stranita, avvolta, si faceva poi avvolgere da questo mistero, diciamo, di questi paesaggi molto così surreali, fantastici, con questi colori così vivaci, eccetera, eccetera. Quindi, alla fine, cosa dire un'altra, ogni volta che uno si esibiva, comunque venivano tante persone a vedere, e fra di loro c'era sempre qualcuno che magari poi rimaneva talmente colpito, come anche io rimasi colpito quando lo vidi fare da qualcun altro la prima volta e volevo imparare. E così questa pittura, alla fine, senza l'esistenza di una scuola, senza essere presente nelle scuole, neanche nelle scuole d'arte, eccetera, e si è sviluppata per se stesso, così, con gente che, persone che man mano hanno imparato da altre persone, e al 90% forse, cioè, tutti hanno dovuto imparare, diciamo, più o meno da soli, guardando qualcun altro, guardando un amico, facendosi amico qualche painter, qualche pittore che lavorava per le strade, per le piazze, qualche città, posti turistici del mare, eccetera. E quindi poi a sua volta cominciava a sperimentare e cercando di imparare. All'epoca era molto più difficile, perché non esisteva il digitale, non esisteva internet, quindi o eri fortunato che vivevi vicino a una persona che, comunque, nella stessa città di una persona che praticava questa arte, o se no era difficile anche reperire materiali per imparare, per poter guardare. Oggigiorno fortunatamente ci sta l'internet e, insomma, è diventato molto più facile. C'è anche chi ha dei corsi online, o molti fanno dei workshop, come anche me compreso, tutorial che mettiamo in rete, gratis, spiegando un po' i trucchi di come si fa, come non si fa, che materiali usare, tutti questi tipi di cose qua, in modo che altre persone oggi è più facilitato e possano imparare a dipingere con quest'arte. Quindi diciamo che è una bella notizia, perché molte persone che sono attratte da quest'arte magari prima non avevano la possibilità poi di una certa continuità per poter imparare, mentre oggigiorno basta seguire qualcuno o più persone anche su YouTube e, insomma, uno può già da quello cominciare a imparare da solo e sperimentare. In fondo, quando io iniziai a praticare quest'arte, effettivamente era molto molto difficile, cioè
non solo non c'erano molti pittori da cui tu potessi ispirarti o magari anche cercare di copiare, perché a volte per imparare bisogna anche copiare, come si fa anche nelle scuole. D'altronde, una persona che va in una scuola d'arte, per imparare la pittura gli insegnano a fare le copie di Picasso, le copie di Monet, le copie di Van Gogh, eccetera, eccetera. Quindi in questa arte le persone anche imparano da altre persone e spesso anche copiando dagli altri, insomma. Ma quello che volevo dire era che quando io iniziai praticamente questa tecnica era molto, molto, molto primitiva. Adesso si è evoluta molto perché più persone la praticano, più idee escono fuori, c'è una certa sinergia in tutto questo. Quindi, mentre tornando indietro nel tempo, quando io iniziai, praticamente non c'era, non si sapeva chi ti dovevi ispirare, insomma, quello che ti stava a fianco, magari perché. Magari eravamo un gruppetto di amici che andavamo a pittare insieme, eccetera, no? Però era praticamente ci inventevamo tutto. Abbiamo, diciamo, in un certo senso evoluto questa tecnica durante tutti questi anni in maniera molto, veramente molto elevata, se si può dire in questo termine. E con l'aiuto di tutte le altre persone che hanno anche cominciato a imparare, quindi ha avuto altre idee. Sperimentato altri trucchi, tips, eccetera, e alla fine ecco, si è arrivati a sviluppare questa tecnica in un modo veramente eccellente. E io sono convinto che si continuerà ancora a sviluppare ancora di più. Però c'è anche una distinzione nell'evoluzione di questa tecnica che si è andata sviluppando. Naturalmente, molti hanno cominciato a usare altro tipo di materiale. Infatti si vede per internet tante persone che sono più indirizzate verso l'uso degli stencil, o l'uso di poter fare delle figure, anche queste dei cartoni animati, degli eroi, dei cartoni animati, eccetera, o chi si dirige anche verso le figure di Disney, ma soprattutto diciamo che tante persone ormai si dirigono, cioè c'è l'uso del pennello, si mischia lo spray, le bombolette con l'aerografo o anche con l'acrilico, con altri tipi di pittura, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, è tutta una libertà, la creazione non ha confini, quindi si possono usare tutti i materiali che si vuole. Però io personalmente, io iniziai, essendo stato uno dei primi a cominciare con questa tecnica, io mi sono mantenuto, diciamo, nella tradizione, quindi i miei paint sono fatti al 100% con le bombolette, questa qui per esempio, e al 99% anche senza l'uso dei pennelli, perché diciamo forse ecco un paint su 100 magari uso i pennelli, altrimenti l'unico materiale che uso sono i materiali originali della tecnica, che praticamente la spatola o le spatole, poi carta di giornale, e cartoncini, borsette di plastica per fare degli effetti, ecco, materiali così che diciamo come è nata la tecnica, che si reperivano dovunque, meno che in un negozio per artisti. Beh ragazzi, io spero che non vi ho annoiato con questa piccola storia, però mi volevo presentare e farvi sapere un po' qualcosa di questa tecnica e qualcosa di me. Quindi spero che i miei video vi piacciono e naturalmente io vi invito a lasciarmi qualche commento se vi sono piaciuti o se avete delle opinioni. Vi invito a mettermi un mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo, siete liberi di farlo. E naturalmente per iscrivervi sotto di qua o di là c'è da qualche parte, sia il bottone per iscriversi che la campanellina, il bottone per attivare la campanellina in modo che ti arrivino le segnalazioni quando carico su un altro video. Quindi ciao a tutti ragazzi e ragazze e ci vediamo presto.